Leonardo, Aloisi Masella, Piazza e Fumasoni Biondi. La prossima esecuzione comprende due brani di Mendelssohn, Il notturno e lo scherzo, tratti dalle musiche di commento al sogno di una notte d'estate di Shakespeare. Queste musiche, scritte da Mendelssohn nel 1843, costituiscono quanto di più perfetto sia forse stato espresso dal fervido e luminoso ingegno del musicista amburghese.
Quelli che ora vedete sono i giardini vaticani, ai quali la televisione accede per la prima volta. Essi commentano con le loro immagini la musica di Mendelssohn.